Sopralluogo del Movimento 5 Stelle alla foce del Lavello, problemi di inquinamento, morie di pesci, aria irrespirabile e insabbiamenti. È una bomba ecologica a cielo aperto, sopralluogo del Movimento 5 Stelle di Massa Carrara alla foce del Lavello, al confine tra i due comuni. Il candidato sindaco Francesco De Pasquale, il consigliere di Carrara Federico Bonni e Luana Mencarelli, consigliera Massa, hanno incontrato alcuni residenti stanchi per gli sversamenti di liquami, spazzature, probabilmente sostanze tossiche che rendono l'aria irrespirabile e che hanno causato anche una moria dei pesci. I grillini avevano portato la questione Lavello già in consiglio regionale, puntando il dito contro l'impianto di depurazione. Avevamo fatto richiesta di conoscere i risultati delle analisi delle acque in entrata e in uscita dal depuratore, ha evidenziato Luana Mencarelli, ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposta. I 5 Stelle hanno incontrato anche alcuni pescatori per il problema dell'insabbiamento, dell'imboccatura del piccolo specchio di acqua che di fatto impedisce alle imbarcazioni di raggiungere il mare. La sabbia che viene dragata dall'ingresso del porto di Marina di Carrara e riversata nei pressi del Lavello ostruisce l'imboccatura.